Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella alle fragole con glassa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, ricotta, aroma di vaniglia, farina, sale, amido di mais, pasta di limone o scorza di un limone grattugiato, olio di semi, latte, lievito per dolci, fragole tagliate a pezzetti e per la glassa fragole e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed azionare il bimby per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il latte, l'olio, la ricotta, l'amido, la farina, il sale, l'aroma di vaniglia, il lievito e la pasta di limone. Ed azionare il bimby per 3 minuti a velocità 5. Aggiungere le fragole tagliate a pezzetti e amalgamare con la spatola. Trasferire in uno stampo da 24 cm ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa. Fare la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale le fragole. E frullarle per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo zucchero a velo e cuocere per 6 minuti a 80 gradi, velocità 3. Lasciare intiepidire prima di versare nella ciambella. Ciambella alle fragole con glassa. Grazie e alla prossima ricetta!